Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di scuola, sciopero nazionale oggi con gli insegnanti in piazza per contestare il mancato rinnovo del contratto e i tagli sul personale operati dal governo. Il servizio è di Paolo Renzetti. Oggi la scuola si è fermata con lo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali ed in particolare da CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda e ANIEF. I sindacati scioperano contro il decreto legge 36 del 2022 definito inaccettabile nel metodo e nel merito. Nel metodo perché si interviene per decreto legge e quindi in modo unilaterale e autoritario su una materia che riguarda il rapporto di lavoro e che pertanto dovrebbe essere regolata per via contrattuale. Nel merito perché invece di trovare le risorse per rinnovare il contratto si dà vita ad un sistema di valorizzazione professionale con premio una tantum sulla base di percorsi di formazione selettivi definiti dall'alto, per di più finanziati con i soliti tagli all'organico dei docenti, meno 9.600 posti di lavoro a regime. Le motivazioni dello sciopero illustrate ai nostri microfoni dal segretario regionale della CISL Scuola Abruzzo e Molise, Davide Desiati. Dopo due anni di Covid, dopo un lockdown duro in cui la scuola ha sofferto tanto, il personale della scuola ha risposto benissimo all'emergenza garantendo un servizio nel migliore dei modi, invece il rinnovo contrattuale sarà misero, non coprirà la cosiddetta inflazione programmata, sarà di appena 40-50 euro medi su tutto il personale della scuola, ma che significherà anche che ci saranno i neoimmessi che prenderanno pochissimi euro di aumento stipendiale dopo tre anni, ma soprattutto il decreto legge, uno strumento per rispondere a delle urgenze, affronta dei temi che invece sono decennali, ventennali nella scuola, ovvero la formazione degli insegnanti, la formazione iniziale degli insegnanti e il reclutamento. Questo decreto legge prefigura dei tempi e una formazione che non indurrà i giovani laureati a rivolgersi al mondo della scuola e la scuola avrà ancora più problemi di precariato e non attrarrà le risorse migliori. I giovani che neolaureati non possono avere davanti un percorso di 5-6 anni prima di poter stabilizzare il proprio rapporto di lavoro. Rifondazione Comunista in presidio a Pescara per chiedere al governo di intervenire sul caro vita. Per la pace in Ucraina non servono sanzioni e armi, ma la mediazione, ha detto il segretario acerbo Giuseppe Dintino. L'Italia segue gli Stati Uniti come un cagnolino, ma per la pace occorre la mediazione. A dirlo è il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo. Rifondazione in Parlamento ha quattro esponenti che hanno aderito dopo aver lasciato il Movimento 5 Stelle. Questi hanno votato no all'invio di armi e alle sanzioni alla Russia. L'Ucraina ha diritto ad autodeterminarsi, dice Acerbo, ma l'allargamento della NATO non consente la pace. L'Italia deve smettere col seguire gli Stati Uniti come un cagnolino. Le sanzioni alla Russia danneggiano la nostra economia e non servono alla pace, come non serve alla pace l'invio di armi. Noi siamo contro Putin, che è un anticomunista, è un reazionario, amico della Meloni e di Salvini. Non abbiamo nulla a che fare con gli oligarchi russi che si sono arricchiti come quelli italiani con le privatizzazioni delle ricchezze comuni, ma diciamo che è legittimo che la Russia chieda che la NATO non arriva ai suoi confini, perché la Russia ha perso nella seconda guerra mondiale 27 milioni di morti, è una richiesta legittima. Se ci fosse un'alleanza russa col Messico, gli Stati Uniti lo bombarderebbero immediatamente, va riconosciuta il diritto all'autodeterminazione dell'Ucraina, ma al tempo stesso anche riconosciuti i diritti di una minoranza di lingua russa che conta il 40% della popolazione. Rifondazione questa mattina è stata in presidio a Pescara per dire basta ai rincari. Bisognerebbe utilizzare le risorse a disposizione per bloccare gli aumenti invece di destinarle alla spesa militare.
le parole di Acerbo. L'aumento delle bollette è cominciato per la speculazione prima della guerra e conseguenza della privatizzazione nel settore energetico e della liberalizzazione del settore energetico che solo noi di Rifondazione Comunista contrastammo. Si può fare, il governo italiano potrebbe decidere di bloccare gli aumenti delle bollette, degli idrocarburi e dei generi di prima necessità. Questo è possibile, così come è possibile intervenire reintroducendo uno strumento di protezione dei salari e delle pensioni rispetto all'inflazione. Un tempo si chiamava scala mobile. Col PNRR noi ci indebitiamo per finanziare le grandi imprese, aumentiamo le spese militari che raddoppiano. Copieranno 104 milioni di euro al giorno, ma si continuano a tagliare scuola e sanità. Bollettino Covid di oggi: sono 192 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Del totale, 178 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari al 10,89%, 6 i decessi, il bilancio delle vittime sale a 3.323. Il lieve calo i ricoveri, i nuovi positivi hanno un'età compresa tra 8 mesi e 93 anni. Gli attualmente positivi sono oltre 21.000, 202 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 10, numero invariato, sono in terapia intensiva. Tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti in più rispetto a ieri sono 655. Vediamo le variazioni provincia per provincia: 36 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 67 in provincia di Chieti, 44 in più rispetto a ieri in provincia di Pescara, 34 in più rispetto a ieri in provincia di Teramo, 4 sono persone che risiedono fuori regione, mentre per 6 sono in corso verifiche sulla provenienza. Cambiamo argomento adesso. L'imprenditore Marco Finori ricorre al TAR contro l'affidamento degli impianti di Prati di Tivo ai fratelli Persia. Se i giudici daranno la sospensiva, la stagione estiva salterà nuovamente. Per il Partito Democratico di Teramo, responsabile degli errori sarebbe la provincia. Tania Monnici Castelli. Che fine farà il comprensorio sciistico di Prati di Tivo e Prato Selva dopo il ricorso al TAR dell'imprenditore Marco Finori contro l'affidamento da parte della Gran Sasso Teramano alla ditta dei fratelli Persia? Si saprà il prossimo 8 giugno, quando i giudici si esprimeranno sulla sospensiva. Finori, che dopo aver vinto il bando non si era presentato davanti al notaio per la firma definitiva, nel suo ricorso contesta l'inesistenza di un atto amministrativo da parte della provincia di Teramo che trasferisca la concessione della cabinovia di sua proprietà ai nuovi gestori degli impianti. Se il TAR concederà la sospensiva, la stagione estiva salterà nuovamente. Il Partito Democratico di Teramo, minoranza in Consiglio Provinciale, scende in campo e chiede subito un tavolo di confronto. La nostra soluzione è sempre quella di un tavolo, richiesto più volte in provincia, per poter valorizzare effettivamente tutti gli investimenti che nel corso degli anni le amministrazioni regionali di qualsiasi colore hanno avuto per quel comprensorio, soprattutto per dare delle risposte concrete, per inserirle all'interno di una programmazione che non sia fatta più a spot. C'è un progetto per la viabilità, ci sono microprogetti per i comuni. Oggi abbiamo degli strumenti come i finanziamenti per le aree interne, il PNRR, che potrebbe in qualche maniera dare una risposta organica a tutti quegli imprenditori, a tutte quelle comunità che non vedono soddisfatte quelle che sono le loro necessità ed esigenze. Ma quali errori sono stati commessi in questo pasticcio senza fine che ha messo KO la montagna teramana? Quel sbagliato è stato sbagliato il bando, noi abbiamo detto già all'inizio che quel bando aveva delle grandi carenze. Una di quelle carenze, secondo me, che è evidenziato oggi, è quello del passaggio della concessione della seggio cabinovia a chi l'acquirente degli impianti. Questo lo dico perché una concessione può essere fatturata soltanto con l'autorizzazione del concedente, quindi provincia di Teramo, e la provincia si è mai espressa, quindi la mancanza della provincia che non ha mai detto come avrebbe passato la concessione a chi compra gli impianti. Io sono convinto che chi compra gli
quegli impianti e non può non avere quegli impianti con la congestione della Giacobina Via, sia per interferenza della stessa impiantistica, ma sia per la parte estiva di valorizzazione. E questo è quell'elemento critico in quel bando, elemento critico di oggi. Dalla montagna passiamo al mare, perché dopo le bandiere blu anche i dati dell'ART Abruzzo confermano la pulizia del mare abruzzese. Mare abruzzese sempre più blu, sempre più pulito, la conferma arriva anche dai dati dell'ARTA proprio di pochi giorni fa. Gli ultimi prelievi e quindi gli ultimi campionamenti sono stati seguiti all'incirca una settimana fa e possiamo confermare quel dato di qualità delle acque di balneazione della costa abruzzese. Ovviamente saranno ripetuti nel tempo, speriamo che l'aumento della popolazione anche turistica e quindi l'aumento e il sovraccarico degli impianti di depurazione non cambino questi parametri di qualità delle acque di balneazione. Abbiamo come sempre come ARTA Abruzzo alto il livello di controllo e di guardia per poter offrire un servizio sempre più efficiente. Una bella notizia, direttore, a poche settimane, a pochi giorni per meglio dire dall'inizio della stagione estiva. Inizia questa stagione estiva sotto i migliori auspici. Siamo però intimoriti da quel fenomeno che sovente nel corso dell'estate si verifica, ovvero quegli acquazzoni improvvisi, abbondantissimi, che per esperienza dei pregressi anni portano un sovraccarico degli impianti di depurazione e quindi con qualche problema di sversamento. Speriamo che non si verifichi, anche per l'ottimizzazione degli impianti tecnologici, che non si verifichi questo problema. Che cosa è cambiato rispetto a qualche anno fa? Perché alcune stagioni fa c'erano problemi di balneazione in diverse zone della nostra regione, da un paio di anni tutto questo è stato praticamente scongiurato. Sono diventati più virtuosi probabilmente quei comuni che insistono sulle aste fluviali che finiscono a mare. Quando dico sono diventati più virtuosi, la tecnologia ha permesso di migliorare gli impianti di depurazione, taluni che erano, diciamo così, non più in uno stato ottimale di funzionamento, evidentemente sono stati oggetto di manutenzione o addirittura di cambiamento quando le risorse finanziarie lo potevano permettere, e tutto ciò permette al nostro mare di avere delle acque dalle aste fluviali, degli affluenti, sempre più pulito. Quarto Savona ancora in Abruzzo, dopo Pescara e Teramo i resti della Fiat Croma su cui viaggiavano gli uomini della scorta di Giovanni Falcone, rimasti uccisi nell'attentato di Capaci, questa mattina ha fatto tappa a Chieti. I resti saranno esposti per tutta la giornata di oggi in Piazza Vico. Stefano Recanati. La teca che custodisce i resti della Fiat Croma su cui viaggiavano gli uomini della scorta di Giovanni Falcone, denominata Quarto Savona, è arrivata a Chieti nel trentennale della strage di Capaci. I protagonisti della giornata sono stati gli studenti, che hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente con le loro domande. L'obiettivo è quello di alimentare nei giovani interesse critico e voglia di maggiore conoscenza delle vicende che hanno caratterizzato la storia contemporanea del nostro paese, al fine di interpretare un percorso di riflessione sugli eroi che hanno sacrificato la propria vita al servizio delle istituzioni. Questa è la rappresentazione plastica di quello che è successo 30 anni fa, della violenza stragista della criminalità organizzata, che si è manifestata non soltanto in quella circostanza in maniera evidente e sotto gli occhi di tutti, ma che continua purtroppo a manifestarsi in maniera più silente e in altre parti del territorio italiano ed anche europeo. E per questo, ecco, la memoria è un valore importante, perché deve consentire a ognuno di noi di raccogliere le idee, le potenzialità e le capacità e continuare ad andare avanti. Quello che reputo sia importante, non solo nei 30 anni passati ma in tutti i decenni che verranno ancora, è il mantenimento della memoria e soprattutto la fiducia nello Stato, che non deve mai mancare nonostante le inchieste, nonostante gli indagati, nonostante coloro che sono stati, diciamo, presi come mandanti di questo orribile eccidio, siano stati in parte anche servitori dello Stato. Non dobbiamo mai mancare di fiducia rispetto allo Stato, alle parti vive
vive e alle parti nobili dello Stato, perché solo in questa maniera possiamo andare avanti e possiamo far capire ai giovani e alle future generazioni l'importanza di vivere in uno Stato di legalità. Quest'estate a Pescara torna il festival dedicato al jazz. Questa sarà la 50ª edizione. Mezzo secolo di jazz a Pescara, il festival del capoluogo adriatico quest'anno giunge alla 50ª edizione, non si è fermato neppure con la pandemia. Si terrà dal 15 giugno al 26 di luglio tra il porto turistico e il teatro d'Annunzio. Pescara e il jazz festeggiano le nozze d'oro, ha commentato il sindaco Masci. È un compleanno importante, siamo alle nozze d'oro tra il festival jazz e la città di Pescara. Ella Fitzgerald, quando suonò a Pescara, disse che aveva suonato in uno dei posti più belli del mondo, e questo ci riempie d'orgoglio, perché il Festival Jazz, che ricordiamo sempre, è il festival più antico d'Italia, che è nato da un'intuizione di Lucio Fumo, che mi piace ricordare, anche se adesso non è più in prima linea. È veramente un simbolo della nostra città, proietta la nostra città a livello internazionale, la fa apparire per quello che è, una città piena di cultura, piena di divertimento, piena di musica, che si presenta con la sua caratteristica solare in ogni occasione. Quest'anno sarà un festival jazz speciale, perché ci sono dei protagonisti assoluti del mondo della musica. Si esibiranno jazzisti di fama internazionale, ma non solo. Quest'anno infatti il festival è aperto anche ad altri generi musicali, illustri nomi in calendario, dai Simple Minds ad Alex Britti, da Fiorella Mannoia a Paolo Fresu. Questa è un'edizione dedicata al rapporto tra il jazz e il mondo della canzone, infatti si chiamerà Pescara Jazz e Songs, e quindi insieme alla grande tradizione del festival di presentare jazzisti internazionali, quest'anno in particolare l'attenzione sulla generazione dei 50 come Vijay Iyer, Tigran Amasyan e altri, quest'anno poi sarà un'attenzione verso alcuni esponenti del mondo della canzone. Alex Britti in realtà presenterà un programma dedicato alla chitarra, lui è un chitarrista blues molto bravo, è partito da lì, poi è diventato più celebre con le sue canzoni, canterà anche alcune delle sue canzoni naturalmente, però sostanzialmente il progetto questa volta è rivolto alla chitarra blues. Fiorella Mannoia è una grande interprete internazionale che insieme a Noah chiuderà il festival. In occasione del Maggio Fest inaugurata la mostra di Stefano Canulli e il Fauno del Maggio, che rimarrà esposta all'Arca fino al 26 giugno. Ora maggio è un mese dove è la tarda primavera, dove tutto comincia, tutto fiorisce in qualche maniera. Mi sono detto, diamone un'immagine più viva che semplicemente un mese, facciamolo diventare una persona, e quindi il Fauno lo rappresenta perfettamente. In più è una creatura che vive nei boschi, siamo immersi in paesaggi silvestri, e quindi tutto quello che a me veniva, non dico in mente, ma tutto ciò che conoscevo mi piaceva metterlo poi in scena su questo messaggio, che il messaggio è uno solo, deve essere. Qual è quest'anno? È la gioia di due ciliegie ad un orecchio, perché è il sapore del maggio. È la nostra 30ª edizione del Maggio Fest. Tanta gente qui all'Arca, e tutti molto curiosi, tutti molto contenti di ripercorrere la storia attraverso i manifesti, ma soprattutto di vedere, conoscere l'autore, che era qui ospite, Stefano Canulli, e di vedere a fianco ai poster, o meglio gli affiche, gli originali, i disegni che sono stati quelli che hanno ispirato poi la realizzazione grafica. Quindi è stato interessante avvicinarsi emotivamente alle opere, vedere gli acquerelli che chiaramente poi sono stati riportati per il Maggio Fest sulle locandine, e credo proprio che si respiri attraverso i suoi disegni la sua creatività di Canulli, e quindi è stato bello proprio attraversare i suoi pensieri sistemando le sue opere.
Ma per forza, perché poi Silvia Raclio è un po' il pifferaio magico, no? ti porta dentro delle realtà a volte conosciute, a volte totalmente sconosciute, quindi la possibilità così di rapportarsi ai suoi pensieri, ai suoi progetti è sempre qualcosa che fa crescere. Stefano Cannulli ci ha sorpreso con i disegni che in parte alcuni conoscevamo dei manifesti, ma avere una parete di pittura riportata a nuova vita dentro lo spazio dell'Arca, che per me è stato un momento importantissimo di tutta la mia carriera, anche di direttore di questo spazio per un decennio quasi, è davvero un'emozione in più. Il beach soccer torna a Pescara dopo 12 anni, la Lega Nazionale Dilettante ha scelto proprio la spiaggia di Pescara per la Supercoppa e la prima tappa della pool promozione. La Serie A di beach soccer parte da Pescara, dal 2 al 5 giugno si terrà la Supercoppa e poi ci sarà la prima tappa della pool promozione. Pescara così torna a ospitare l'evento organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo 12 anni. La Regione Abruzzo da ormai 3 anni, da quando guido questo assessorato, si sta contraddistinguendo e caratterizzando come regione dei grandi eventi. Non abbiamo paura di affrontare queste sfide. Quando c'è stata proposta la sfida di beach soccer qui a Pescara siamo stati subito entusiasti, abbiamo colto l'occasione per promuovere questo ulteriore grande evento della Regione Abruzzo, in particolar modo nella città di Pescara. Il rapporto con la Lega Nazionale Dilettanti è ormai più che di collaborazione, di estrema amicizia personale e politico-amministrativa. Abbiamo la possibilità attraverso lo sport di mediare non soltanto messaggi positivi, in particolar modo nei confronti dei più giovani e quanto ne hanno bisogno dopo 2 anni di Covid, ma è importante l'indotto economico, sociale, turistico che i grandi eventi danno nei confronti dei nostri territori, che ne hanno fortemente bisogno, che lo richiedono con forza, che hanno grande fame di vita e di sport, che sono due facce della stessa medaglia. Noi stiamo promuovendo questi eventi, lo facciamo con orgoglio, con professionalità e soprattutto mettendoci la faccia e anche contribuendo a questi eventi in maniera concreta. È di questo che hanno bisogno le associazioni e di questo che ci chiedono le federazioni. La città di Pescara, le città abruzzese, ognuna per le proprie vocazioni sarà soddisfatta rispetto alle richieste che porteranno avanti. In Serie C, rinviata a settembre l'udienza prevista per oggi per quanto riguarda la decisione sul ricorso per il dissequestro dei capitali dei fratelli Mario e Davide Ciaccia. Ovviamente parliamo di Teramo Calcio, vicenda che riguarda il futuro del Diavolo, che a questo punto vede accrescere gli interrogativi riguardo al proprio avvenire. Il gruppo Ciaccia aveva inoltrato ricorso per vedere sbloccati i beni che erano stati loro sequestrati e di conseguenza cominciare a programmare la stagione che verrà. Ovvio che se fosse rispettata questa tempistica, ovvero con l'udienza di settembre, questa mal si concilierebbe con una programmazione che deve vedere assolutamente un'accelerazione. Molto, se non tutto, passerà da quello che accadrà dopo il prossimo fine settimana. Lunedì, infatti, è fissata l'assemblea dei soci del Teramo, convocata dal CDA e composta, tra gli altri, dalle persone nominate dal Tribunale di Roma. Ovviamente il bilancio sotto la lente di ingrandimento e poi ovviamente servirebbero fondi per procedere all'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, che vanno reperiti evidentemente. In Serie D, giornata nera quella di ieri per il Castelnuovo, che nel playout di Serie D perde 2-0 contro il Vasto Girardi e dopo 2 anni dice addio al campionato di quarta serie. Per gli alto molisani un gol per tempo di Ruggeri e Alagia bastano per brindare alla salvezza. Alditella, il Vasto Girardi supera 2-0 il Castelnuovo Vomano e mantiene la permanenza in Serie D anche per la stagione prossima, ovvero 2022-2023. Grande prestazione dei ragazzi di Prosperi, che certificano quello che il campionato aveva espresso. Davvero un peccato dover fare i playout con ben 46 punti all'attivo. Con il montaggio di Francesco Di Rienzo andiamo con la cronaca. Al secondo, prima emozione, Gargiulo sulla sinistra, si inserisce Guadalupi, rimpallo per Alagia. Conclusione
conclusione alta da ottima posizione. Quinto sempre i gialli, Guadalupe in buca per guida, controllo in piena area, destro troppo centrale. Al settimo il piazzato di Ruggeri, c'è la precisione, manca la forza. Alonzi respinge poi Alaggia, palla in corner. Avvio nettamente di marca locale, ottimo l'approccio degli uomini di Prosperi. 29esimo pericoloso il Castelnuovo, lancio lungo, esce Di Stasio, palla per Emili che insacca con un pallonetto, ma il gioco è fermo per Pacella di Roma 2, c'è fallo di Colì ai danni del portiere locale. Passiamo al 32esimo, spunto di De Gidio, tunnel, palla per Foglia che prepara il sinistro, buona la conclusione. 37esimo, il parziale cambia, piazzato dai 35 metri va il capitano Sergio Ruggeri, collo secco, sfera sotto il 7, punizione spettacolare per l'1-0 nel replay. Andiamo a vedere il piazzato alla Juninho per Nambucano ed è davvero favolosa l'esultanza di tutti i giocatori gialloblu. 41esimo, ripartenza del Vasto Girardi, guida, cerca l'assist, la palla termina Guadalupe, sinistro da fuori, impreciso. 48esimo, per l'ultima emozione del primo tempo, piazzato di Guadalupe, Ruggeri in sacca di testa in offside, secondo l'assistente. Partiamo alla ripresa, il vento condiziona la fase difensiva del Vasto Girardi, al quarto subito pericolosi neroverdi, Emili scarica da fuori, Di Stasio vola e salva i suoi. Al settimo super occasione per il raddoppio del Vasto Girardi, Guadalupe trova il corridoio per guida, tutto solo il 10 di casa non riesce a trovare l'angolo giusto. Al 16esimo pressione del Vomano, Foglia gran sinistro al volo, Di Stasio si esalta e manda la sfera in corner. Passiamo al 20esimo, sempre Guadalupe, altro assist d'oro, questa volta per Secondo che ha il tempo di stoppare ma calcia clamorosamente alto. Il gol è nell'area, arriva al 25esimo, pressing regolare di Alaggia che soffia palla a Cangemi, il numero 11 si invola tutto solo e con un piattone mancino insacca il 2-0 nell'estasi del pubblico locale. Davvero non succede più nulla a livello di cronaca, tanti cambi, una piccola pressione del Castelnuovo Romano, ma il Vasto Girardi riesce a mantenere il 2-0 con assoluta tranquillità. Grande la soddisfazione per il presidente di Lucente e tutto lo staff alto molisano, il Vasto Girardi resta in Serie D. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo questa sera appuntamento da non perdere alle 21 con replay di Enrico Rocchi e i suoi ospiti per parlare del futuro del Pescara, ovviamente appuntamento alle 21. Il TG6 invece torna puntuale alle ore 23, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.